Ci mancava la cacata di piccione sul parabrezza. Dai, cioè, mi ho lavato la macchina ieri. E vabbè. Who I call myself today. In this world of illusions, didn't dare to sing my name. That was when you came along. Ragazze, buongiorno. Bentornate in un nuovo vlog. Stamattina ho portato i bimbi a scuola, mi ha fatto quasi effetto perché appunto era da venerdì scorso e oggi è mercoledì, no, giovedì, oddio, non mi ricordo neanche che giorno è, mercoledì 24 aprile. Oggi settimo giorno di ristrutturazione, oggi penso che continueranno le piastrelle sui muri e come vi ho detto nello scorso vlog non vi faccio vedere perché altrimenti vi spoilerò tutto il bagno, cioè non, se vi faccio vedere anche le pareti capite subito un po' lo stile del bagno. Già vi ho fatto vedere i pavimenti per darvi un'idea indicativa e manca sempre meno, vi dico solo quello, nel senso che credo che a questo punto dopo, pensavo fossero loro, ma no, credo che dopo il posizionamento delle mattonelle, diciamo, sui muri, passeranno a sistemare le prese che abbiamo comprato un bel po' di cose per quanto riguarda tutte gli attacchi della corrente, quelli li abbiamo dovuti comprare a parte e dopo quelli penso attaccheranno i sanitari, forse attaccano prima i sanitari, il box doccia e poi le spine, non lo so, comunque ci siamo quasi, nel senso manca veramente poco, oggi è già mercoledì 24, so che lavorano anche domani che è il 25, ci hanno detto che vengono lo stesso e quindi meno male da un lato che così finiamo subito perché non ne posso veramente più, non vedo l'ora di togliere tutti questi strati di polvere. Io tutti i giorni tolgo la polvere, tutti i giorni, proprio per evitare che si accumulino 800 strati di schifo. Però ragazze veramente, cioè, ho notato che c'è lo strato di polvere, cioè, adesso vi faccio vedere, io apro una finestra da fuori, fuori, cioè, fuori, cioè, pazzesco, e quindi è inutile che lo faccio adesso, cioè, almeno fuori me ne sono fregata, ragazze, col fatto che uno spazio davanti casa, quando devono magari fare dei tagli angolari eccetera per non far troppa polvere in casa, vanno qui davanti, probabilmente è per quello che c'è tutta questa polvere anche sui vetri, quindi quando andranno via dovrò spolverarmi sicuramente anche tutti i vetri, lavarmi, anche le imposte sono tutte sporche di polvere, quindi tanto le avrei dovute fare, mi aspetterà un bel lavoro, quindi in realtà loro finiranno venerdì, io finirò venerdì prossimo. Comunque, vabbè, ho iniziato la mattinata con una bella cacata di piccione sul parabrezza, sono felicissima visto che avevo lavato ieri la macchina. Io ragazze non inizio un po' ad aver finito le parole, nel senso che una ristrutturazione non è che uno la fa tutti i giorni, ok? È proprio quando c'è la ristrutturazione, quando è iniziata lunedì scorso, siamo a Natale. Si è ammalato Fede, c'è stato il compleanno di Riccardo, quindi comunque in un momento che è un po' complesso organizzarsi, no? Fare qualcosa. Io non sono stata bene. Adesso Nala zoppica, infatti oggi la porteremo dal veterinario.
Non capiamo se ha fatto un movimento sbagliato, se non lo so. Quindi un po' zoppica e quindi non so, abbiamo aspettato la nottata a vedere se le passava, ma nulla, quindi porteremo anche Nala dal veterinario. Ci sono cose peggiori, tutto quello che volete, però io dico una ristrutturazione dobbiamo fare e non poteva essere tutto tranquillo in queste 2 settimane dove... Ma figurati, ma figurati. Ovviamente tutti malati, tutti che stiamo poco bene. Riccardo è quello che sta meglio per farvi rendere conto. Adesso stanno tutti meglio, sono tornati a scuola, ma la ristrutturazione è praticamente finita. Dico, se stavano meglio prima, era meglio. Se... Eravamo tranquilli, se il cane non zoppica, niente. È la vita. No, già arrivati, io volevo fare colazione. Life can be unfair. I just couldn't handle it. Still smell the bitter. Taste of misery and unfaith. I just need to love you like I do. 'Cause I don't know where I would be or where I'll go. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. I've been running away from now. Niente ragazzi, io non ho più parole. Non ho più parole. Scusate la luce, ma ho dovuto accendere questa perché dalle 9 alle 12 siamo senza corrente. Per fortuna gli operai hanno il generatore di corrente, insomma, bravissimi, cioè veramente sono eccezionali questi signori perché sono sempre pronti ad ogni evenienza, veramente bravi, puliti, veloci e molto molto svegli, molto bravi, molto competenti. Non per nulla sono contenta di aver aspettato 8 mesi, 8 mesi di attesa per rifare questo bagno. Però volevamo questa azienda qua perché ne avevamo sentito parlare strabene. E niente, ragazze, Nala continua a zoppicare, io sono preoccupata. Cioè, quindi hanno staccato la corrente. Adesso chiam abbiamo chiamato la veterinaria e mi aspetta per le 11. Nala è vecchietta, ragazze, cioè... Vecchietta, insomma, cioè, giugno adesso, giugno fa 9 anni e quindi quando inizio a vederla così mi prende un po' male perché comunque il tempo passa, uno non se ne rende conto, ragazze. E non so se si è fatta male, ma mi sembra impossibile perché è sempre tranquilla. Lei poi, appunto, sapete che in questi giorni sono fuori, quindi sono anche contenti, era felice. Appunto, li portiamo fuori quando appena finiscono i lavori, quindi non ha mai avuto niente in questi giorni, da ieri sera che zoppica. Cioè zoppica, proprio si tiene su una zampina dietro, non l'appoggia in nessuna maniera. Abbiamo provato a massaggiargliela, anche io prima ho provato a controllare se c'è qualcosa, un'unghia rotta, niente, non ha niente. Le ho tastato la zampina, la coscettina. Gliel'ho massaggiato e tutto, non capisco veramente che cosa possa essere. Non piange, non si incavola se gliela tocco, anzi, mi lecca. Boh. E quindi niente, alle 11, adesso mi ha detto 11, 11 e mezzo, io voglio essere già lì per le 11, ragazze. Voglio levarmi il pensiero. Anche lei mi sta abbandonando, quindi mi vedrete buia, perdonatemi. Tanto adesso devo uscire e... Adesso se riesco ve la faccio vedere. Non capisco. Aaron ho dovuto chiudere, cioè l'ho fatta entrare lei perché tanto lei è brava. Se le dico stai qui, sta qui, è Aaron il testamatta della casa.
E quindi l'ho fatto entrare, almeno sta nella cuccia morbida perché ha questa cosa qua. Adesso non riesce a fare le scale, anche ieri riesce a scenderle ma non a salirle perché giustamente il peso per scendere è in avanti. Per salire deve fare peso su quelle posteriori e una delle due è acciancata. E quindi per salire le scale la prendiamo in braccio, per scendere fa da sola, non vuole. Si arrabbia proprio. Lei è una che se la prendi in braccio si incazza. Proprio, lasciami stare, cioè proprio così, proprio esattamente così. E quindi quando se lo fa fare è proprio perché ne ha bisogno. Infatti ieri gli ho detto ti prendo, vuoi? Perché si gira male quando la prendiamo in braccio, non le piace. E ieri proprio mi guardava e mi faceva così, come a prenderla in corsa perché io la prendessi in braccio. Cioè mi ha fatto una pena, una tenerezza che non capisco veramente cosa possa essere. Adesso ve la faccio vedere, però mi metto una tristezza assurda. Spero non sia niente, ragazze, incrociate le dita. Nala, vieni, dai. Guardatela lì, non ne vuole sapere. Nala, dai, vieni. Dai, che dobbiamo andare. Andiamo? Non ci penso proprio. Dai, Nala, forza. La vedete? Cosa c'ha quel piedino? Patata. Quel piedino lì, vedete, non lo appoggia. Picciolito un po' la schermata così vedete, ecco. Bah. Patatosa, cosa c'ha quel piedino lì? Eh? Ma cosa c'ha quel piedino lì? Fammi vedere. Giù, terra, dai. Terra, lo so che c'è la bua. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, questo piedino. Eh? Vedete che non dice niente proprio, eh? Se glielo tocco, se la massaggio, mi lecca. Vedete? Che c'è? Cosa c'è qui? Cosa c'è qui che non va? Come te lo spiego se non parlo? Ah, già, giusto. No, patatina. Vabbè. Dopo la portiamo. In attesa, eh? L'ho portata in braccio finora. Speriamo non ci diano brutte notizie, carità. Ragazze, allora, sono uscita. Appunto, siamo di nuovo in macchina. Volevo anche andare in farmacia perché mi ha dato un antidolorifico, un antinfiammatorio e antidolorifico per cani. Però entrambe le farmacie che avevo vicino al veterinario sono chiuse e quindi niente. Riccardo penso le prenderà lui oggi perché appunto tutto è in giro da queste parti e quindi facciamo prima, anche perché io per non farla camminare l'ho tenuta in braccio tutto il tempo, però all'altra ragazza non ce la facevo ad arrivare. Lasciarla in macchina da sola non mi piace, quindi niente, andrà poi Ricky oggi che è senza il cane, è più tranquillo. Allora, praticamente ha come preso un colpo, non si sa dove, non si sa quando, se giocando con Aaron, non lo so. Ha preso un colpo, non lo sa neanche lei, nel senso che mi ha spiegato che ha tipo, sapete quello che sembra il tallone dei cani, ma non si chiama tallone, gonfio. E quindi è lì che le dà, mi fa, può essere che la tiene su solo per un fastidio, perché magari ha dato un colpetto da qualche parte giocando o correndo, perché lei quando vede i gatti li rincorre sia davanti casa che sul balcone, magari ha dato un colpetto da qualche parte e noi non ce ne siamo accorti e quindi gli si è gonfiato un pochettino, lei sente magari una pulsione, una pressione, un fastidio dovuto dal gonfiore, per quello che non piange quando glielo tocco, perché non ha
tutto sto dolore, probabilmente dice è un fastidio che ha e quindi la tiene su. In ogni caso mi ha dato un questo antinfiammatorio, antidolorifico apposito per queste cose, e una pastiglietta da mettere appunto nel in una palletta di carne, insomma, dove in una cosa che a lei piace molto, così la mangia e la aiuta indubbiamente a stare meglio. La cosa che mi dispiace, che mi mette un po' di tristezza, e che per assurdo, come succede anche per noi persone, no? Vai per una cosa e poi ne scoprono un'altra, cioè nel senso, e quindi niente, l'ha ascoltata e mi ha detto che ha un brutto soffio al cuore. Io ho avuto tipo io un tuffo al cuore, perché quando me l'ha detto sono cascata dal pero. Effettivamente negli ultimi mesi mi fai notato stanchezza, hai notato, cioè sì, ultimamente sta molto a cuccia, che vuole dormire, e se le dici di alzarsi e giocare non ha voglia, mi fa, è dovuto a questo. Noi pensavamo fosse perché è un po' vecchiettina, insomma, comunque ha 9 anni, pensavamo avesse meno voglia di giocare per quello, non perché avesse un brutto soffio al cuore, quindi sono un po', insomma. Infatti appena l'ha ascoltata mi ha detto un soffio al cuore, un importante soffio al cuore, e io ah, vabbè. Adesso ci ha detto che conviene far fare una visita cardiologica. Io vi giuro, non ho più parole, proprio sempre una dietro l'altra, ma io un po' tranquilli, veramente. Comunque faremo fare una visita cardiologica, dove appunto si capirà un po' il tutto, se c'è una cura che bisogna fare, e gliela faremo sicuramente fare, anche perché ha 9 anni, non 15, quindi non esiste proprio. Avesse 15, cioè, gliela farei fare lo stesso. Per me è una figlia, Nala. E quindi niente, vedremo. Risolveremo anche questa, Nalina. Risolveremo anche questa. Did not make a sense. Tell me why.